Berezzi, quindi benvenuti in questo nuovo video. Siamo qua in questo video per andare un po' a parlare di notizie ufficiali di calciomercato nell'ultimo periodo. Comunque, nonostante il mercato chiuso, qualche notizia di cui andare a parlare c'è. Sede che voglio continuare a portarla avanti, ma semplicemente fare una chiacchiera di qualche calciatore, di qualche movimento, magari anche all'estero. Però partiamo dal campionato, dai campionati nostrani e lo facciamo parlando di Serie C. Perché il Montevarchi ufficializza un nuovo colpo di mercato. Arriva infatti Valentini, Mattia Valentini. Stiamo parlando di un portiere classe 97 che firma fino alla fine della stagione, ciò vuol dire per annuale, considerando la stagione 21-22, ma sostanzialmente sono 3 mesi di contratto. Portiere di discreto livello che negli ultimi tempi ha giocato alla Fermana, ha giocato anche al Teramo. Quindi ha raccolto comunque diverse presenze nel campionato di Serie C. Per un Montevarchi che lotta per evitare la retrocessione nel girone B di Serie C, rinforzo che va a completare il reparto, intrigante, e vediamo se riuscirà effettivamente a dare una mano concreta alla squadra. Detto questo, colpa anche da Pistoiese che ha vissuto il cambio di società, è arrivato Lehmann, tanti movimenti, adesso ufficiale l'arrivo di Florentine, scusatemi, alla Pistoiese, centrocampista classe 2002 che firma per i prossimi mesi, quindi anche lui un contratto annuale, poi eventualmente potrebbe anche tornare a Pistoia, dovesse convincere il giocatore under di buon livello che si è svincolato tra l'altro dal Sassuolo, quindi un giocatore che ha evidentemente delle qualità. Se ovviamente ha giocato al Sassuolo, non può definirsi certamente un pippone di prima categoria. Ecco, vediamo se a Pistoia riuscirà a trovare spazio, fiducia e magari anche continuità. Detto questo, per quanto riguarda il Cesena, invece, alta notizia, rimaniamo sempre nel girone B perché rinnova Brambilla, centrocampista classe 2001 che viene blindato fino al 2024, rinnovo importante per un calciatore che sta facendo molto bene l'ultimo periodo, under di buon livello, un Cesena che quest'anno sta facendo un ottimo campionato, al di là poi di Modena Reggiana che sta facendo un campionato a parte, ma anche considerando le potenzialità economiche di entrambe le squadre, è normale che facciano questo tipo di campionato. Brambilla, ripeto, sta raccogliendo nell'ultimo periodo diverse presenze e società che l'ha voluto confermare per i prossimi anni. Detto questo, altra notizia, questo di un calciatore italo-svizzero che si accorda con una squadra del campionato bulgaro. Mariani è un nuovo calciatore del Beroe. Stiamo parlando di un trequartista classe 91 che attualmente si trova al settimo posto del campionato bulgaro, quindi un po' a metà classifica. Un trequartista di esperienza, come dicevo, italo-svizzero di nazionalità, che ha giocato tra le altre cose anche all'Al-Ahly negli Emirati Arabi, ha giocato anche all'Levski Sofia, quindi in realtà per lui non è una novità il campionato bulgaro, e quindi un profilo per il Beure che ci può assolutamente stare, conosce il campionato e quindi ritrova sistemazione dopo diverso tempo. Detto questo, notizia in realtà intrigante, in casa UFA, quindi parliamo di Russia in questo caso, campionato russo. È ufficiale l'arrivo di Bolingoli direttamente dal Celtic, terzino classe 95 che firma un contratto fino alla fine della stagione in prestito secco, quindi in realtà per i prossimi mesi trova sistemazione terzino di discreto livello, Bolingoli, che tra l'altro è anche parente di cugino nello specifico dei fratelli Lukaku, di Romelu e di Jordan Lukaku, Romelu che attualmente è al Chelsea, Jordan invece ex Lazio, attualmente gioca al Vicenza in B, ma al di là di questo terzino di discreto livello, ancora in pieno della carriera, da un punto di vista anagrafico, e riparte così dall'UFA, dal campionato russo. Rimanendo però in Russia, due colpi del Khimki, squadra che anzi, lotta per evitare la retrocessione nel campionato russo, che si dà due colpi di calciomercato per rafforzare la rosa importante. Arriva infatti Bozenov per il reparto terzini, terzino classe 2000 che arriva in prestito direttamente dal Rostov, squadra in realtà che negli ultimi anni non sta facendo molto bene, però in passato ha giocato anche in Europa, una squadra di categoria, possiamo definirla tale nel panorama russo, giocatore under che andrà sicuramente a rafforzare per i prossimi mesi il reparto del Khimki, così come arriva anche per il reparto difensivo Grigalava, difensore classe 89 che
firma fino alla fine della stagione con il Kimmich, giocatore che ha lasciato l'Arsenal Tula da qualche tempo, profilo di esperienza, che non sta facendo granché nell'ultimo periodo, però chissà che non possa ripartire bene da una squadra che magari gli può dare più fiducia, com'è il Kimmich. L'obiettivo è quello comunque di centrare la salvezza. Detto questo, sempre rimanendo un po' a parlare di Est Europa, notizia in casa, Kairat Almaty, quindi colpo di mercato per una squadra che ha militato anche in Conference League, perché Kairat Almaty ha giocato anche nei gironi di Conference League. Squadra che tra l'altro ha un certo Kanté, che è l'omonimo del più famoso N'Golo Kanté, ha giocato anche Victor Love, che attualmente gioca nel Midtjylland, conosciutissimo tra l'altro, ex Beşiktaş, adesso ufficializza per il reparto difensivo Vasin, difensore classe 88 che lascia il CSKA di Mosca per approdare al Kairat Almaty, firma un contratto annuale con opzione per il secondo, con la formazione kazaka arriva per circa 100.000 euro, che è una cifra anche abbastanza irrisoria, però certamente colpo di buon livello per il reparto difensivo, grande esperienza per lui e in un campionato come quello kazako potrà dimostrare le sue qualità. Detto questo, spostiamoci a parlare un po' di Spagna. Colpo in casa Levante. Firma infatti ufficialmente per il reparto terzini Saracchi. Arriva direttamente dal mercato degli svincolati. Saracchi, terzino classe 98, che firma un contratto triennale con opzione per i successivi 3 anni. Quindi firma fino al 2024, però scatta un'opzione poi a fine contratto per i successivi 3 anni. Quindi dovesse fare bene o dovessero accordarsi entrambe le parti, potrebbe rimanere al Levante anche per i successivi 3 anni. Giocatore che si è svincolato dall'Ipsia ormai a dicembre, quindi sono diversi mesi che non ha trovato squadra, per cui bisogna recuperarlo da un punto di vista fisico. Per un Levante che si trova in zona di retrocessione, difficilmente riuscirà a recuperare il gap che la distanza dalla zona salvezza in Liga, ovviamente obbligo provarci, però sarà difficile. Terzino di buon livello, dalla caratura internazionale, nonostante venga da stagioni non del tutto positive, però ha delle qualità che possono sicuramente uscire fuori in un Levante che però sta facendo molta fatica nell'ultimo periodo. Detto questo, scambio di calciomercato tornando in Russia tra Spartak Mosca e Krylia Sovetov, entrambe squadre che militano nel campionato nella massima divisione russa. Spartak che si assicura le prestazioni di Chernov per il reparto difensivo, difensore classe 96 che firma fino al 2026 con lo Spartak di Mosca, arriva per circa 110.000 euro, anche qui cifra abbastanza irrisoria. Uno Spartak il cui obiettivo è quello di centrare l'Europa. Attualmente, tra l'altro, avrebbe dovuto giocare proprio contro il Lipsia gli ottavi di Europa League, ma non gli verrà permesso per via del fatto che la Russia ha iniziato questa guerra con l'Ucraina e la punizione della FIFA è impedire alla nazionale russa e alle squadre russe di giocare in Europa, per cui Spartak è stato escluso, però si era guardato sul campo la possibilità di giocarsi gli ottavi di Europa League. Chernov rappresenta un colpo di buon livello per la categoria, ha fatto abbastanza bene l'ultimo periodo con il Krylia Sovetov e quindi rinforzo tutto sommato di livello per lo Spartak, che a sua volta cede un altro difensore al Krylia Sovetov ed è Gapunov, difensore classe 97 che lascia stavolta in prestito lo Spartak di Mosca, quindi tornerà alla fine della stagione, difensore a livello anagrafico quasi di pari età con lo stesso Chernov, però stiamo parlando di un giocatore che potrà certamente trovare spazio in un Krylia Sovetov il cui obiettivo è quello di evitare la retrocessione e fare una stagione tranquilla. Tra l'altro c'è anche un diritto di riscatto, quindi potrebbe tornare, ma così come anche rimanere a Samara con il Sovetov. Detto questo, possiamo andare avanti parlando un po', tornando a parlare di Italia, sì, perché ci sono diverse notizie. Rinnovo in casa Parma, per quanto riguarda le giovanili, Saitai rinnova fino al 2024. Stiamo parlando di un terzino classe 2004, giocatore molto molto giovane che sta facendo bene nell'ultimo periodo nelle giovanili del Parma, nello specifico in primavera, e quindi rinnovo più che meritato per lui. Promessa su cui il Parma vuole puntare. Il nuovo però attenzione anche in casa Bino Leffe, di un giocatore ormai ben consolidato nel panorama della Serie C. Giorgione infatti rinnova con la Bino Leffe, centrocampista classe 91,
che firma fino al 2024 anche lui con la formazione lombarda. È un calciatore di ottime qualità, ormai è capitano, comunque sono diversi anni che gioca alla Milanelf. È un calciatore di ottimo livello per la categoria, l'ho visto giocare anche diverse volte l'anno scorso. È un profilo assolutamente importante e un rinnovo più che meritato per una bandiera ormai negli ultimi anni della Milanelf, un simbolo della squadra. Detto questo, sempre parlando un po' di rinnovi, questo in casa Cagliari, sempre in merito agli under, rinnova Obert per il reparto difensivo, tra l'altro difensore classe 2002 che firma fino al 2026, rinnovo importante per lui, giocatore che ha già trovato spazio in prima squadra con Mazzarri, ma che in realtà rappresenta un perno della primavera, un giocatore che nell'ultimo periodo sta facendo comunque bene, e rinnovo più che meritato per un profilo che in futuro potrà riservare più di qualche soddisfazione al Cagliari, che tra l'altro a livello di difensori, tra lui, Altare, Lovato, ha diversi prospetti interessanti dietro, seppur Lovato non è del Cagliari, però per dire. Detto questo, spostandoci un po' invece ancora in Bulgaria, torniamo quindi a parlare di Bulgaria, colpo del Botev Brazza, squadra che milita nel massimo campionato bulgaro, cioè in Serie A bulgara, nella Prva Liga, come si chiama, cioè il nome è Prva Liga, arriva Luis Felipe, non è ovviamente il difensore della Lazio, ci mancherebbe altro, tracollo incredibile. Vabbè, difensore classe 99 che firma un contratto annuale con il Botev, cioè fino alla fine della stagione. Giocatore che arriva direttamente dalla Serie D italiana, nello specifico dal Saluzzo, quindi squadra, tra l'altro Saluzzo mi sembra sia vicino a Torino, quindi dovrebbe essere nel girone A di Serie D. Adesso lo vado anche a dire, se ho indovinato sono un grande, non è vero, sono comunque un coglione, però vabbè, a parte questo. Difensore che ha fatto abbastanza bene che ha fatto abbastanza Serie D, girone, dovrebbe essere girone A, avevo ragione. Vabbè, comunque, al di là di questo, che ha fatto abbastanza bene con il Saluzzo, a fare quindi esper questa esperienza un po' particolare in un campionato dell'Est come quello bulgaro, però è comunque un'esperienza che può essere formativa per un giocatore ancora relativamente giovane. Detto questo, proseguendo, parliamo un po' di Belgio. Colpo in casa Westerlo. È infatti ufficiale l'arrivo di Neustadter. Io questi, quando ci sono ditti vicino, non riesco a pronunciare. Neustadter. Centrocampista classe 88 che firma fino alla fine della stagione con opzione per l'anno successivo con il Westerlo, squadra che a livello attuale milita in Serie B belga, al profilo di grande esperienza, giocatore che negli ultimi anni ha giocato, arriva dalla Dinamo Mosca, in realtà non direttamente perché si è svincolato da diverso tempo ormai dalla Dinamo Mosca, però è un ex Dinamo Mosca, ha giocato in Bundes allo Schalke, al Mainz, ha esperienza importante, un centrocampista di discreto livello che però va recuperato sotto il profilo della condizione fisica, quindi è un po' un'incognita e penso anche per questo il Westerlo si sia riservato il diritto di rinnovare poi il contratto a fine anno, cioè l'opzione è quello, perché essendo che bisogna recuperare dal punto di vista fisico, bisogna aspettare un po' di tempo e quindi certamente il motivo poi principale credo che sia quello. Eventualmente per l'anno prossimo potrà anche restare e risultare importante. Detto questo, andando avanti, parliamo un po' di un ex giocatore del Crotone che è rescisso ormai da qualche tempo. Paz firma con l'Universidad Católica, difensore classe 93 che ha lasciato il Crotone svincolandosi dalla formazione di Mister Modesto, firma con la squadra cilena, con l'Universidad Católica un contratto quadriennale fino al 2025, 31 gennaio ovviamente, perché 31 dicembre, scusatemi, perché vi ricordo che in Sud America, come dico sempre in questi video, il campionato va da gennaio a gennaio, diciamo, in sostanza, come il nostro va da giugno a giugno, il loro va da gennaio a gennaio, molto a grandissime linee. Giocatore difensore comunque di esperienza, che ha avuto nell'ultimo periodo diverse esperienze importanti a Bologna, a Lecce, a Crotone, dove ha trovato spazio. A me Paz, cioè, è un difensore di livello, non è un difensore scarso, certo ha i suoi bassi, ha le sue prestazioni un po' così, però non è scarso come difensore. Sicuramente una squadra come l'Università Cattolica può trovare spazio, riparte comunque lui che è cileno dal Cile e quindi chissà che non possa ripartire e fare bene.
Detto questo, rinnovo in casa Leicester. Rinnovo molto importante che arriva, tra l'altro, sesto giro con il rinnovo di Ricardo Pereira. E rinnova sempre un terzino. Terzino, in questo caso è Justin, terzino classe 98 che firma fino al 2026 con il Leicester. Rinnovo importante per un giocatore che si è consolidato al Leicester, sta facendo un buon campionato, terzino di livello per quella che è la categoria, cioè per la Premier League. E quindi assolutamente meritato questo rinnovo. Ecco, parlando di rinnovi, c'è da parlare di Bayern Monaco. Un prospetto importante rinnova con il Bayern. Stiamo parlando di Vidovic, attaccante classe 2003 che firma fino al 2025 con il Bayern, quindi blinda il suo gioiello. Gioiello che tra l'altro sta facendo molto bene nel Bayern 2, che attualmente milita nella quarta divisione tedesca. 12 gol in 20 partite, ottimi numeri. Giocatore che sta facendo bene, che la prima squadra monitora, e rinnovo in questo senso importante che certamente dà fiducia al calciatore che in futuro magari possa anche essere visionato per la prima squadra. Vedremo un po'. Detto questo, però, proseguendo, c'è da parlare un po' anche di rinnovo in casa latina in questo caso. Quindi ci spostiamo in Serie C perché Giorgini rinnova con la formazione laziale, difensore classe 2002 che firma fino al 2024, un difensore che nell'ultimo periodo sta facendo molto molto bene, con un Latina che è in piena lotta per i playoff, molto di sopra le aspettative, perché sinceramente inizio anno non ci avrei scommesso un centesimo su Latina, e invece sta facendo veramente un gran campionato. Giorgini molto molto bene anche lui, giocatore di ottima prospettiva, difensore che si sta confermando nel corso della stagione, rinnovo più che meritato per lui, quindi assolutamente rinnovo più che meritato. Ma così come io sono contento del rinnovo di due calciatori del Cesena che stanno facendo molto molto bene in Primavera 2 con il Cesena stesso, i fratelli Spendi rinnovano con, anzi i gemelli Spendi rinnovano con il Cesena. Abbiamo Christian Spendi che rinnova, bene, in realtà abbiamo Christian e Steven, entrambi sono attaccanti classe 2003, che rinnovano fino al 2025 con il Cesena. Rinnovano più che altro, siglano il primo contratto professionistico. Entrambi stanno facendo una grandissima stagione, entrambi più di 10 gol. Mi sembra che quello che ne abbia fatti di più sia Steven Spendi, adesso ve lo vado anche a dire. Però stanno facendo veramente numeri straordinari con la maglia del Cesena Primavera, che sta facendo un gran campionato. Io lo seguo poi non da vicinissimo perché le partite non le posso, non le riesco a vedere, però seguendo il campionato di Primavera 2, molto a grandi linee, i gemelli Spendi stanno facendo veramente molto molto bene e sono da seguire assolutamente per il futuro. Quindi tra l'altro hanno anche Steven, per esempio, ha anche fatto qualche presenza in Serie B, in prima squadra nel girone B di Serie C, 15 gol per lui. Il fratello invece Spendi mi sembra ne abbia fatti 12 o 13. Adesso lo vado a dire anche con più certezza perché sono due calciatori secondo me da seguire per il futuro, perché veramente numeri straordinari nel campionato di Primavera 2. Tra l'altro entrambi di nazionalità albanese. Ecco, sì, ne ha fatti 13 invece Christian, entrambi numeri straordinari e due contratti professionistici più che meritati per quello che stanno dimostrando nell'ultimo periodo. Detto questo, però, parliamo anche di Pistoiese. Secondo colpo di mercato dopo l'arrivo di Florentin, di cui abbiamo parlato inizio video, firma anche Volprecht con la Pistoiese, centrocampista classe 91, che firma fino alla fine della stagione. Qui non c'è nessuna opzione, quindi potrebbe anche non rinnovare, ma in realtà anche Florentin non ha nessuna opzione, però questo non implica che magari a fine anno ci si sieda a un tavolo e si decida di proseguire il rapporto lavorativo. Questo non lo vieta nessuno. Calciatore di esperienza che viene a rafforzare il reparto di centrocampo, arriva dal mercato di svincolati, svincolato tra l'altro da un mesetto circa, quindi da un punto di vista fisico non è al top della condizione, però chissà che non possa fin da subito dare una mano ad una squadra che lotta per evitare poi di retrocedere semplicemente. Vediamo un po'. Detto questo, proseguiamo sempre parlando di rinnovi perché in questo senso c'è da parlare molto. Di Monza, Vignato infatti rinnova con il Monza, altro giocatore di ottima prospettiva. Samuele Vignato, trequartista classe 2004 che firma fino al 2025 con il Monza, uno dei prospetti tra l'altro del Chievo, perché se non mi ricordo male era del Chievo l'anno scorso,
Sicuramente Vignato, che adesso gioca al Bologna, era del Chievo, adesso non mi ricordo se anche Samuele, però vabbè, al di questo, trequartista di ottima prospettiva, molto molto giovane, che però è già nel giro della prima squadra e che sta facendo molto bene nell'ultimo periodo. Prospetto assolutamente da seguire, rinnovo più che meritato e direi anche importante sotto il profilo remunerativo in ottica futura per il Monza. Detto questo, rimanendo un po' a parlare del nostro campionato, dei nostri campionati, Serie B, due colpi dell'Alessandria in ottica salvezza, devo dire due colpi di esperienza attinti dal mercato degli svincolati da non sottovalutare. Firmano infatti Barilla ed Ariaudo, due colpi di esperienza. Nonostante io non è che a me piace molto il mercato degli svincolati perché tu vai a prendere giocatori che sono fermi da tempo, che quindi devi recuperare un punto di vista fisico, a me non è che entusiasmi particolarmente, però in questo caso si tratta di due giocatori di esperienza. Barilla è un centrocampista classe 88. Ariamo invece un difensore classe 89, due giocatori di esperienza che hanno maturato alle spalle in tantissime piazze diverse. Barilla ha giocato a Monza, ha giocato a Parma, ha giocato a Reggio Calabria, è un calciatore di alto livello, ottime qualità. Quest'anno ha rescisso con il Monza, visto che non ha trovato molto spazio, Stroppa non l'ha visto evidentemente, non l'ha voluto mai schierare e riparte Alessandro. Adesso non è che subito verrà schierato da parte di Mister Longo, anche perché Alessandro ha un certo Canovaccio che ovviamente vorrà proseguire, però sicuramente può inserirsi molto bene Barilla, così come Ariaudo, che è un difensore di grande esperienza, ex Frosinone tra le altre, un giocatore di categoria, anche lui va ripreso dal punto di vista fisico, ma è un giocatore che se sta bene è per la categoria è un profilo certamente importante, che seguiva anche la Regina ai tempi. Mi ricordo all'inizio gennaio si parlava di Ariaudo vicino alla Regina, quindi giocatore di livello che per un Alessandria il cui obiettivo è quello di centrare la salvezza da neopromossa dopo tantissimi anni, più di 50 dalla sua ultima volta in Serie B, e certamente colpi che dimostrano che comunque è una squadra che vuole centrare la salvezza, firmano fino alla fine della stagione, poi anche in questo caso eventualmente si potrà riparlare di un futuro insieme, ma a fine anno. Sempre parlando un po' dei nostri campionati, ci spostiamo in Serie A, due notizie importanti, una in casa Venezia, perché è ufficiale un colpo e una successiva cessione, perché Johnsen è il nuovo calciatore del Venezia, non è il più famoso Johnsen che comunque sta facendo abbastanza bene in Serie A, seppur può fare ancora meglio, è un classe 97, un esterno che mi è piaciuto tra l'altro anche molto, ma credo sia il fratello Johnsen, o dovrebbe essere un parente, credo, però arriva Michael Johnsen. Stiamo parlando di un trequartista classe 2000 direttamente dagli svincolati, visto che ha rescisso con il Rosenborg, una delle squadre principali del campionato svedese, ed è un giocatore molto intrigante, under, di buon livello, di buone qualità, su cui Venezia ha puntato, subito ci si è fiondato e adesso lo cede all'Auckland Roots, che non è nuova perché tra l'altro ha preso un altro calciatore dal Venezia che ora non mi ricordo sinceramente, adesso forse se riesco ve lo trovo. Carlson, è vero, Carlson del Venezia è andato all'Auckland Roots e secondo colpo di mercato della squadra americana che attualmente milita in USL Championship, che corrisponderebbe alla Serie B americana, è quello ovviamente di Johnsen. Arriva con la formula del prestito secco e per l'intera prossima stagione quindi rimarrà lì e ritroverà Carlson, che in realtà non dovrebbero conoscersi perché non dovrebbero però. Quindi Johnsen, che è comunque del Venezia, ci rimarrà per i prossimi anni, ha firmato fino al 2024, però andrà a fare questa esperienza in America per accumulare proprio delle esperienze, per accumulare delle presenze, dei gettoni e tornare così poi a Venezia magari più esperienziato, utilizzando un termine che non esiste, ma è un neologismo. Detto questo, rinnovo in casa Roma molto importante, rinnovo automatico in realtà. Perché Mancini rinnova con la Roma, difensore classe 96, il cui rinnovo automatico è scattato nell'ultimo periodo in relazione al raggiungimento di alcuni bonus. Il contratto infatti scadenza era nel 2024, quindi non era in scadenza quest'anno, ma nel 2024, però avendo aggiunto certi bonus arriva il rinnovo automatico fino al 2026. Addirittura le parti starebbero lavorando anche per un rinnovo per un ulteriore anno fino al 2027. Questo bisognerà vedere e monitorare quella situazione qui, ma a livello attuale il suo contratto scadrà nel 2026. Un difensore che tra alti e bassi comunque rappresenta una colonna portante della Roma di Mourinho, ma anche poi dell'anno scorso con Fonseca, dei precedenti allenatori. Detto questo, certamente notizia importante che consolida un giocatore, ripeto,
che ormai è ben presente nella formazione della Roma e sicuramente importante. Ultima notizia, ci spostiamo ancora una volta in Cile. Dopo Paz c'è da parlare anche di Larrondo, attaccante che in realtà ha conosciuto il campionato italiano, ha giocato infatti a Torino, anche alla Fiorentina. Riparte dall'Audax italiano, squadra del campionato cileno, attaccante classe 88, che firma quindi firma con l'Audax italiano, squadra che tra l'altro è ripartita quest'anno nel massimo campionato cileno, considerando che è da poco iniziato il campionato nei paesi sudamericani. Un attaccante di esperienza, perché è un classe 88 che negli ultimi anni non sta dimostrando cose straordinarie, però nuova esperienza per lui, e chissà che non possa trovare il suo ambiente ideale in una squadra, tra l'altro, che è di origine anche italiana. Evidentemente ci sarà qualche influenza italiana, essendo che si chiama Audax Italiano, però al di là di questo, un calciatore che tra l'altro non è nuovo in Cile, perché ha giocato fino all'anno scorso all'O'Higgins, squadra sempre del campionato cileno, riparte dall'Audax Italiano e chissà che non possa, ripeto, trovarsi bene e magari riuscire a segnare con continuità. Detto questo, io mi fermo. Ci vediamo con un prossimo video. Ciao ragazzi.